Ciao ragazzi, ed eccoci qua, ed eccoci ritornati in questo nuovissimo test, e oggi ci sottoponiamo in questo test, il quale mi farà scoprire la mia più grande qualità. E sarà veramente una cosa fantastica vista la faccia di questa qui che ride, non so come ride, però ride. Però detto ciò, andiamo a leggere la descrizione di questo test. Quindi, tra le molteplici qualità che ti rappresentano, sapresti dire qual è la più importante, ovvero quella che spicca nel tuo carattere? Analizza la tua personalità, cercando di rispondere sinceramente alle domande proposte, lasciandoti guidare dal tuo istinto. In questo modo potrai scoprire la tua più grande qualità. Pure in eretto, ragazzi, è una cosa fantastica. Quella che riesci a trasmettere maggiormente e che gli altri apprezzano di te. Sarà forse la generosità, il rispetto, la lealtà o forse il senso dell'umorismo? Scoprilo subito. Il test è composto da 10 domande. Ragazzi, sono pure poche queste 10 domande, quindi direi di iniziare subito con la prima domanda, ed eccola qui. Come passi generalmente il tempo libero? Ma dai, questo è facile, logicamente sui giochi, sul computer, sulla Nintendo Switch, su quello e quell'altro. Ah, ma non c'è. Comunque, come passi generalmente il tempo libero? Leggo, scrivo, disegno? No. Faccio un'attività all'aria aperta? Molto raramente, ma no. Mi diverto con gli amici. Giusto perché c'è il computer, io cliccherei solo su questa. Ok, andiamo avanti. Ti reputi prevalentemente ottimista o pessimista? O realista? Ottimista. Se non sbaglio, ho risposto pure in un altro test questa risposta, quindi sempre ottimisti. E adesso terza domanda. Nella tua vita, che posto occupano amici e famiglia? Sono sullo stesso piano. Prima viene la famiglia, prima vengono gli amici. Ovviamente, prima viene la famiglia. Allora, ti fidi degli altri? Mi fido poco, mi fido abbastanza, mi fido solo di chi conosco. Questa è bella di domanda, eh. Questa è bella, 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 bella. Forse risponderei a questa, mi fido solo di chi conosco, ragazzi, perché molta gente ad oggi è molto bastarda, quindi meglio fidarsi di chi conosciamo profondamente. Quindi andiamo avanti e siamo alla quinta domanda. Ammazza, oh, che test veramente veloce. Riesci a perdonare un torto? Un torto, un torto, vabbè. Sì, perdono e non porto rancore. Ripetiamo. Sì, perdono e non porto rancore. Solo in alcuni casi riesco a perdonare, difficilmente perdono. Dai, è certo che perdono. Ti reputi una persona seria? Ragazzi, il mio comportamento, voi non ci credete o meno, è abbastanza serio. Non so se rispondere fra molto o abbastanza. Ma andiamo su abbastanza, ragazzi, andiamo molto su abbastanza, e direi di andare sulla settima domanda. Oggi è veramente un test velocissimo e andiamo a scoprire la mia più grande qualità, che non lo so, ragazzi. Comunque, settima domanda: che rapporti hai con gli animali, ragazzi? Allora, l'ho già detto su un altro video, chi non ama gli animali è una bestia di Satana. Allora, empatico, li adoro. Ripetiamo un'altra volta, empatico, li adoro. Buono, ma tendo a stare alla larga, non mi piacciono molto.
senza dire la risposta, ragazzi. Ormai io sono un amante degli animali. Allora, in un gruppo di lavoro, che ruolo hai? Ma io non ho un lavoro. Non ho un lavoro. Vabbè, rispondiamo mettendo boh, qualcosa a caso. Vabbè. Sono il creativo, metto in pratica. Sono il leader, prendo le decisioni. Sono una mente, propongo le idee. Allora, a proponere. Come cazzo si dice? A proponi. Allora, lasciamo perdere. Io propongo idee, ma quando mai? Non propongo quasi mai le idee. Comunque, sono il leader, prendo le decisioni. Poche volte. Poche. Sono il creativo, metto in pratica. Ma mettiamo questo, ragazzi. Ma manco un lavoro. Andiamo avanti, va. Andiamo sulla nona domanda. Ci siamo? Ci stiamo, alla fine del test. Allora, cosa temi di più? Essere ignorato, parlare in pubblico, essere tradito. Sembra strano. Sembra strano. Ma. È un fatto mio, non lo so. Però fra essere ignorato e parlare in pubblico, tutte e due, tutte e due. Pure se io sto qui su YouTube, sembra dire una cazzata, una cavolata parlare in pubblico, perché in realtà io sto parlando proprio adesso con voi. Però io sto parlando dietro un monitor, dietro un computer, dietro un microfono. E parlare in pubblico davanti a 50, 100, 200, 1000 persone. Ho un po' di FIFA, sono un po' così. Comunque, parlare in pubblico, ragazzi. Allora, ultima domanda. La nonna è veramente stata una bellissima domanda. Allora, cosa apprezzi negli altri? L'umorismo, l'intelligenza, la generosità? Tutte e tre, no? Io vorrei scegliere tutte e tre. Io vorrei veramente scegliere tutte e tre. Oppure basterebbe l'umorismo e la generosità. Ragazzi, non so perché devo scegliere una fra queste tre cose. L'umorismo, l'intelligenza o la generosità. Non lo so, ragazzi. Io vorrei scegliere proprio tutte e tre. Un pacco veramente unico. Che sarebbe proprio perfetto. E comunque. Comunque penso la generosità, perché chi è gentile ha pure, penso, l'intelligenza, l'umorismo, tutto quanto, insomma, sa come si deve comportare con gli altri. E detto ciò, ragazzi, andiamo a scoprire il nostro risultato. Questo test è stato veramente veloce, il più veloce che c'è, e andiamo a vedere i risultati. Vediamo. Ok, la mia qualità è generosità. Bene, bene, mi aspettavo, infatti pure io sono generoso, sono gentile, però andiamo a leggere la descrizione che ci dice di questa generosità. La qualità che spicca nella tua personalità è la generosità. Sei una persona buona e con sani principi, che cerca sempre di aiutare il prossimo. Senza mai chiedere nulla in cambio. Beh, non sempre aiutare il prossimo, dipende chi, ragazzi, dipende veramente chi. Non sono razzista, però dipende veramente chi. Allora, chi ti conosce apprezza molto questa tua qualità e riconosce in te un altruismo puro e senza secondi fini. Io avrei sistemato con confini, però vabbè. Questa tua qualità ti ripaga quasi sempre. Ma fai attenzione, qualcuno potrebbe approfittarsene troppo. Li tengo bene alla larga questi, tranquillo, test mio. Allora, la massima della tua vita potrebbe essere: le persone veramente generose non sono quelle che danno molto, ma che danno qualcosa a cui tengono.
Ah, che bella citazione di Sandro Montalto. Oh, questo test è veramente all'improvviso è diventato saggio. Non so perché, ragazzi, ma questa frase mi ha veramente colpito. Le persone veramente generose non sono quelle che danno molto, ma che danno qualcosa a cui tengono. Ragazzi, questa è la miglior frase di sempre per me. Allora, detto questo, ragazzi, è stato un bel tè. Un bel tè, sì, un bel tè. La mia lingua se ne va a fottere. Comunque, andiamo a vedere un attimo i risultati degli altri. Ok, ragazzi, eccoci qua. E molta gente, ragazzi, da questo test hanno ricevuto che la loro qualità è la sensibilità. Infatti, 23%, l'11% rispetto, 13% premura. 14% tra cui il mio generosità, lealtà, altruismo e umorismo con l'11 e il 12%. E va bene, ragazzi, possiamo dire che io mi influisco nella seconda postazione perché nella prima postazione c'è la sensibilità e la generosità col 14% ci sono di anche io. Detto ciò, ragazzi, questo test di autoanalisi può finire così. Ebbene, ragazzi, questo test può finire così. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate like se è per questo. E chi non è iscritto, iscrivetevi subito, mi raccomando. I social sono qua sotto in descrizione: Instagram lollo02thebest e Telegram @lollo02thebest. E andate a seguirmi anche lì. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video e ciao.